Eccoci pronti, buongiorno, ben trovati a TG2 Italia. Allora, siete pronti? Perché anche oggi parliamo di qualcosa, mi piace dire che va oltre, perché da parte dei telespettatori abbiamo avuto così delle richieste, e noi eccoci pronti a soddisfarle, proprio per capire un pochino di più per quello che sta accadendo negli Stati Uniti, che con questo rapporto che riguarda questi oggetti volanti luminosi non identificati, cioè gli UFO, quelli che noi chiamavamo una volta UFO, no? Allora vogliamo parlare di questo con dei grandi esperti e vogliamo capire appunto quando questi oggetti che vengono avvistati sono degni di studio, perché non è, insomma, se io un giorno così guardo il cielo e vedo un oggetto luminoso, no? Fa testo, però invece c'è un rapporto appunto dagli Stati Uniti che sembrerebbe davvero che ci sia qualcosa di concreto. Allora parleremo, non è tutto UFO quel che brilla, ecco quello che vi stavo dicendo, non è che se io vedo qualcosa nel cielo di più luminoso è un UFO, no. E allora cercheremo di capire con gli esperti come ci dobbiamo muovere quando abbiamo un avvistamento o meno e quali avvistamenti sono stati fatti in Italia e nel mondo. Poi andiamo a parlare di un'estate che sta proprio alle porte, l'estate in bocca, perché? Perché insomma i cibi cambiano, gli alimenti cambiano, ma anche se andiamo al mare o andiamo in montagna, che cosa è meglio mangiare, con che cosa ci dobbiamo alimentare, ma anche i cibi da sport, perché bisogna fare attenzione, con il grande caldo si possono rovinare e allora magari abbiamo tanti consigli da chef, ma non soltanto, anche da una nutrizionista per alimentarci bene d'estate. Allora, adesso vogliamo partire con appunto questi oggetti luminosi di cui non si capisce bene la natura, avvistamenti. Intanto lo facciamo con Giuseppe Morzillo, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi, lei è presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, quindi ci potrà aiutare molto su questo. Guardi che immagine meravigliosa, questo effettivamente insomma è una navicella spaziale, un UFO, beh, poi lo identifichiamo, chissà. Senta, vado a salutare anche Giuseppe Stilo, esperto UFO e socio CICAP, buongiorno, grazie di essere buongiorno. Di essere a TG2 Italia, ma vado a salutare anche Vladimiro Bibolotti, presidente Centro Ufologico Nazionale, buongiorno e grazie di essere con noi. Allora, prima di sentire voi, che è importante la vostra parola e anche le vostre spiegazioni, il punto di vista che avete, perché dedicate la vostra vita a questo di cui stiamo parlando, andiamo a vedere questo servizio di Giorgio Pacifici che parte proprio dagli Stati Uniti, da questo rapporto statunitense, dove ci sono anche immagini della Marina Militare, quindi documentato, di qualcosa che è avvenuto nel cielo e sembrerebbe davvero che si parli di qualcosa di vitale. Vediamo insieme, vediamo. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. L'ignoto irrompe nel quotidiano. La scorsa estate, addetti della Marina degli Stati Uniti firmano degli UAP, fenomeni aerei non identificati, oggetti in volo fra le nuvole o che si muovono immersi in acqua, di cui non conosciamo la natura. Cosa straordinaria, l'ufficializzazione di enti governativi americani. Per la prima volta si ammette l'esistenza di UFO, con immagini anticipate dal TG2 più di un anno fa. La forte attenzione dei media dal 1947. Il pilota professionale Kenneth Arnold testimoniò di avere visto 9 dischi giganteschi fluttuare davanti all'aereo. Le segnalazioni poi si moltiplicano. Nel 1952, città di Washington, oggetti luminosi molto visibili in piena guerra fredda. L'evento fece preoccupare, si pensava fossero armi sovietiche, ma così non era. Anni 80, in Belgio, filmato un UFO spettacolare, attraversò tutta l'Europa del Nord e nel 1997 a Phoenix, Arizona, un avvistamento collettivo di luci, stazionarie, pulsanti, diverse forme, che avrebbe coinvolto oltre 10.000 persone, per non parlare dei fenomeni luminosi anomali di Esdalen, Norvegia, Circolo Polare Artico, studiati nel 2000 anche da noti ricercatori, gli unici a ripetersi nel tempo.
Avete capito? Quindi già si apre una suspense importante. E in modo rapido chiedo al nostro appunto presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Abbiamo visto che spesso appunto gli aerei, no, che si trovano appunto nel cielo, magari hanno degli avvistamenti, vedono qualcosa. Quindi che cosa fanno a quel punto? Dicono al Centro Ricerche Aerospaziali: abbiamo avvistato qualcosa, come vi comportate? Che succede proprio tecnicamente? Beh, tecnicamente non siamo noi il loro punto di contatto, ma certamente segnalano di aver avvistato qualcosa. Credo che il vostro servizio correttamente rappresenti non tanto il fatto che sono stati avvistati oggetti, ma quanto il fatto che si sono dei fenomeni non identificati. Oggi la terminologia corrente, molto più neutra, molto più cauta e quindi corretta nell'informazione, è quella che si è registrato un fenomeno del quale non si conosce la spiegazione. Quindi non identificati, quindi non più prima dicevamo gli UFO, no, tanti anni fa, adesso invece oggetti aerei non identificati. Sì, oggi si parla di fenomeni aerei non identificati, la sigla è UAP. Ah, ecco, proprio fenomeni. Quindi. Unidentified aerial phenomenon. Certo. Si tratta quindi di fenomeni dei quali non ci si dà spiegazione, perché effettivamente si assiste in alcuni casi a delle luminosità oppure a delle traiettorie percorse da qualcosa che sembra essere un oggetto luminoso che non si è in grado di spiegare. E il vostro servizio indicava, come anche l'ex presidente Obama, con misurata attenzione facesse riferimento al fatto che semplicemente si registrano dei fatti dei quali non si è oggi in grado di dare spiegazione. E infatti diciamo che sono proprio gli Stati Uniti a rilanciare il mistero degli UFO, questi oggetti non identificabili. Allora, Bibolotti, io vengo subito da lei perché volevo capire proprio di questo report americano, ma poi parliamo ovviamente in senso lato, no? I nostri cieli dunque sono abitati, perché sappiamo che nei nostri cieli ci sono anche tanti altri strumenti, no, che vengono mandati in aria, quindi magari ci può essere un errore. Le immagini che sono invece degne di studio, quando si dice sì, qua noi poniamo la nostra attenzione, noi ovviamente ricercatori, scienziati, eccetera. Ma guardi, c'è subito da dire una cosa. Noi quando facciamo una ricerca la facciamo seguendo il metodo scientifico del ad excludendum, cioè iniziando a escludere le cose più evidenti che non possono essere. Una di tutte è quello delle armi segrete. Visto che questi oggetti vengono fotografati da improvvisati cittadini, oppure, ecco, qui vediamo una ripresa dei nostri faldoni presso lo Stato Maggiore Aeronautica, di cui il Centro Ufologico Nazionale ha un interlocutore, ecco, noi vediamo che esistono in realtà invece documentazioni probanti, nel senso che ci sono le documentazioni registrate da apparati optronici. Faccio l'esempio più clamoroso, quello del Belgio. Figuriamoci se un aereo segreto viene fatto sorvolare sopra Bruxelles, dove tra l'altro c'è anche il comando generale della NATO, dove è stato ripreso e ci sono le registrazioni di sistemi avanzatissimi degli F-16 che riprendono un oggetto che ha delle caratteristiche fisiche non compatibili con le nostre. Qui abbiamo un ingegnere aerospaziale, sappiamo benissimo che un'accelerazione, come disse il generale De Brouwer, da 0 a 700 G è impossibile per qualsiasi essere umano. Eppure questi oggetti lasciano delle tracce evidenti. Ma quindi, scusi, Bibolotti, una domanda molto secca e rapida che le voglio fare. Lei ad oggi crede quindi che possano che ci sono effettivamente degli oggetti volanti non identificati che potrebbero invece essere qualcosa di molto più concreto? Guardi, credo che, come mi hanno detto a una conferenza in Vaticano, forse l'acronimo più esatto è quello latino, coniato apposta dal dizionario scientifico vaticano, con res inesplicata volantes, cosa volante non spiegata, ma non non identificata, perché ormai abbiamo centinaia e centinaia di rapporti militari dagli anni 40 in poi. Il latino è la lingua della ragione. Certo. E quindi ad excludendum noi su cosa innanzitutto non crediamo, non ci possiamo basare come atto di fede, ma dobbiamo avere dei documenti. Oggi i sistemi navali americani Aegis hanno ripreso centinaia e centinaia di dati e, come ha detto il fisico delle stringhe Michio Kaku,
sarà bene che iniziamo a studiarli questi documenti. Perché beh, sennò direi di sì, però aspetti, Bibolotti, perché le armi segrete. Aspetti un attimo, aiutatemi nelle risposte più, diciamo, più brevi, in modo che facciamo una conversazione più ampia e più ritmata, perché abbiamo tante cose da dire. Esatto. Allora, Bibolotti, lei ci sta dicendo che, insomma, approfondiamo gli studi, perché guardate che qualcosa di serio e molto serio c'è. Ci sono, però, i documenti. Ecco, c'è qualcuno invece che è un pochino più scettico, e allora qua andiamo da Giuseppe Stilo. Benissimo. Perché lui appunto è un esperto di questi oggetti, insomma, luminosi, non identificati, volanti aerei del CICAP. Chi è il CICAP? Ci spieghi un po'. Il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, è un'associazione che è nata alla fine degli anni Ottanta sulla spinta di Piero Angela e di altri scienziati a suo tempo, penso soltanto a Margherita Hacca, Rita Levi Montalcini, e noi passiamo per essere i cattivi della situazione, di questa peste. Infatti, ma che ne pensate di questo rapporto degli Stati Uniti, che effettivamente invece lì ci sono delle immagini della Marina Militare, quindi insomma non è che proprio sono immagini che uno inventa, no? No, certo che no. Allora, cominciamo col dire una cosa. Questo rapporto, almeno ufficialmente, ancora non è pubblico. Dovrebbe essere pubblicato entro una decina di giorni. Sì. Dunque, stiamo ancora parlando di anticipazioni che in realtà in larga misura sono state fornite dalla New York Times, che in questa vicenda complessiva di rilancio dell'attenzione mediatica per gli UFO ha svolto e sta svolgendo un ruolo molto, molto importante. Dunque lo vedremo questo che probabilmente dovrebbe essere, se non sbaglio, ingegnere, il 25 giugno, no? Dovrebbe essere pubblicato questo rapporto appunto americano, dove c'è tanta attesa, perché effettivamente potrebbe essere davvero una grande svolta. Ma secondo lei, Stilo, può essere davvero la svolta di dire caspita, abbiamo dei documenti adesso in mano, oppure siamo ancora lontani da questo, dal dire questo, secondo lei? No, allora io posso dire una cosa che forse in Italia ancora non è arrivata molto. In realtà qualche studioso, penso David Clark dell'Università di Sheffield, che è un folclorista che si occupa molto anche di UFO e come me è uno scettico, ha visto questo rapporto, che non è che sia un rapporto pubblico, ma che sarà pubblico per tutti tra poco. In realtà conterrà una parte, diciamo, un allegato che rimarrà classificato, cioè che non sarà pubblico. Perché? Non lo sappiamo ancora bene, cioè è difficile valutare a base di quello che Clark ha visto, tuttavia potrebbe contenere riferimenti a ciò che gli Stati Uniti sanno e alle loro stesse tecnologie nell'ambito dei velivoli ipersonici, in particolare velivoli non guidati. Cioè, velivoli che si muovono a velocità, possono spostarsi a velocità molto superiore a quelle del suono e dunque essere difficilmente rilevabili sia dai radar e soprattutto dai radar di inseguimento della difesa. Vabbè, quindi mi scusi, lei continua a essere scettico, lei Stilo continua a essere scettico, mi par di capire. Io sono, dice, fino a che non tocchiamo, è come San Tommaso, diciamo. Io sono scettico non sul fatto che ci siano testimonianze interessanti, ma ritengo insieme ad altri, insomma, che non esista evidenza scientifica dell'esistenza di un fenomeno UFO solido e tantomeno della presenza di alieni extraterrestri nei cieli della Terra. Allora, ma questo allora, non vuol dire non interessarsene. Allora, certo, questo non vuol dire non interessarcene, ci mancherebbe altro. Allora, guardiamo insieme con il nostro pubblico a casa, perché poi voglio il vostro parere, quindi con attenzione guardate questo servizio che ha curato per noi Dorotea Gambardella, perché è un po' tutto su questi fenomeni appunto aerei non identificati. Vediamo insieme. Sarà perché il desiderio di evasione ci ha spinto a guardare più che mai fuori dalla finestra o perché, complice lo stop di molte attività e il relativo calo dell'inquinamento luminoso, il cielo d'Italia è apparso più nitido. Fatto sta che nell'anno della pandemia si è registrato un più 57% di avvistamenti di oggetti non identificati, 380 nel 2020 contro il 241 del 2019. Ma non sono tutti UFO quelli che luccicano. Tra i paesi con più avvistamenti gli Stati Uniti, California in testa, dove una delle ultime segnalazioni risale al marzo scorso. La forma più ricorrente è un fascio di luce.
zittire il mistero UFO contribuisce anche la sfida Jeff Bezos-Elon Musk per la conquista dello spazio con l'aumento di satelliti lanciati nell'orbita terrestre. Certo, i casi irrisolti e spiegabili anche per gli studiosi esistono e contribuiscono a rafforzare un enigma che affascina molti in un vorticoso mix tra fantasia e realtà. In più c'è il cinema ad alimentare la curiosità verso mondi extraterrestri e il timore di possibili incontri ravvicinati e rapimenti alieni. Del resto anche i marziani ne hanno fatta di strada da quel 24 giugno del 47, quando il pilota civile americano Kenneth Arnold avvistò nello stato di Washington una formazione di 9 oggetti volanti che sembravano dischi, ma che all'epoca furono definiti piattini saltellanti sull'acqua. Anche in Italia il mistero continua dall'inizio del secolo scorso. Oltre 13.000 le presunte visite dallo spazio, avvenute spesso in pianura e nei comuni che si affacciano sull'acqua, prevalentemente d'estate. Come non ricordare poi la psicosi collettiva scoppiata ad Alessandria nel 78, con tanto di testimoni di navicelle spaziali dalle forme più bizzarre di convinzione di un'imminente invasione aliena. C'è poco da dire, è fascinoso questo mondo, c'è fascino, quindi Dorotea Gambardella ce l'ha raccontato molto bene. Senta, ingegnere Morsillo, io ho bisogno di capire una cosa con lei però. Ad oggi i cieli da chi sono frequentati? Ecco, diciamo così. Indubbiamente, dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista scientifico possiamo dire che abbiamo, oltre la fascia interessata dall'aviazione, certo, abbiamo un'area che sta diventando di interesse, che è quella della stratosfera, che va dai 20 km dalla Terra fino ai 100, e oltre i 100 abbiamo quello che normalmente viene indicato come spazio. Oggi certamente tutto questo si sta popolando sempre di più. Di chi? Si sta popolando di satelliti, che vengono quindi lanciati dalla Terra, ma non sono gli unici mezzi che sorvolano e vanno oltre anche i nostri cieli. Abbiamo per esempio anche palloni sonda, abbiamo col tempo avremo piattaforme stratosferiche, che sono una versione moderna dei dirigibili dell'inizio del secolo scorso. Anzi, noi su questo, come Centro Aerospaziale Italiano, stiamo lavorando significativamente con un nostro brevetto e col Consiglio Nazionale delle Ricerche, proprio per sviluppare, diciamo, queste piattaforme che andranno a una ventina di chilometri dalla Terra e garantiranno eccezionali condizioni anche di persistenza per l'osservazione. Poi le devo fare un'altra domanda su questo, Morsillo, però ho bisogno di andare da Bibolotti, perché la mia domanda non è che è proprio a caso quella che ho fatto. Se ci sono tutti questi oggetti nel cielo, allora mi viene in mente, ma forse magari a volte avvistiamo qualcosa che non è altro che, per dire, una, come ha detto prima, un pallone volante, mi scusi come l'ha definito. Sì, un pallone queste sonda. Questi palloni, ecco, sonda, se, oppure possono essere... Se posso fare un'osservazione, per sì, esempio, immaginiamo un velivolo militare che opera secondo la sua traiettoria, sì, e opera in condizioni di tramonto. Se vi fossero dei palloni sonda in prossimità della stratosfera, quindi ad altezze molto più alte, per una missione che possiamo anche immaginare eventualmente segreta, quindi non essere noti che si trovino in quel percorso. Sì. Allora, l'aereo che si trova appena al tramonto si trova invece, diciamo, in condizioni diverse da quelle di luminosità nelle quali opererebbero i palloni sonda, e ancora più che sono molto più in alto. Questi naturalmente brillerebbero ancora per il riflesso della luce solare. Non conoscendone l'esistenza o il passaggio, perché per esempio possiamo ipotizzare che sia in una missione ancora di natura riservata, potrebbero essere percepiti come degli oggetti naturalmente volanti e non identificati. Degli oggetti volanti non identificabili. Allora, molte volte dobbiamo comprendere che nel tempo la scienza e anche la declassificazione di informazioni ci hanno dato delle risposte. Quindi cose che non risultavano comprensibili nei primi anni delle osservazioni, nel 47, nel 52, sono stati citati una serie di esempi, sono state declassificate e sono comprese. Ma questo non toglie il fatto che oggi, e soprattutto l'attesa da questo rapporto, è anche quella che una serie di fenomeni sono considerati autentici. Certo. E sono quindi riconosciuti come tali, da cui è giusto che se ne occupi. Questo, su quello siamo tutti d'accordo, anche CICAP, ci mancherebbe altro. Bibolotti mi risponde in modo rapido, perché poi voglio andare anche da Stilo. Mi dica un po' che ne pensa, appunto, di questi cieli molto abitati.
Ecco, ma manca l'oggetto però, che questi oggetti sono stati registrati dai più potenti sistemi d'arma optronica esistenti, i sistemi Aegis che ha la flotta militare americana. Quindi, però questi oggetti sono già monitorati già in passato, che costrinse il presidente Truman negli anni 52 a dire: vi assicuro, non spaventatevi, perché nessuna nazione della Terra è in grado di costruirli. Ma ancora adesso, se pensiamo, come ha citato giustamente il professore Elon Musk, noi continuiamo ad andare nello spazio con le V2 di Von Braun, migliorate tecnologicamente, ma sono vettori a razzo. Noi qui assistiamo di registrazioni, parlo di documentazioni registrate, che il Pentagono ha dovuto, non solo i filmati, abbiamo sistemi a raggi infrarossi, termici, a scansione, telemetrici, quindi abbiamo rimosso il problema, no. Esistono dei dati che però vanno studiati, fino adesso forse li abbiamo presi sotto gamba, come ha detto il nuovo capo della NASA, che ha detto forse sarà bene che iniziamo a studiarli seriamente. E vorrei ricordare una cosa: le meteoriti, che sono un fenomeno astronomico che dalla notte dei tempi, sono state riconosciute come fenomeno scientifico solamente con l'episodio di Egli in Lombardia nel 1803, e solamente il grande astronomo italiano Schiaparelli nel 1896 è riuscito a farle accettare come fenomeno reale. Noi stiamo parlando di oggetti reali, perché non si registrano fantasmini, cioè esiste una documentazione militare probante con i sistemi di monitoraggio più avanzati, esiste una documentazione. Lei ci ha dato tante indicazioni. Se noi rimuoviamo il soggetto... Sì, sì, Bibolotti, è chiarissimo, esiste, quello che dice lei. Guardate che ci sono degli oggetti veri, reali. Allora guardate, io voglio andare da Stilo, perché... sì, mi dica. Se mi permette un'ultima cosa però, sì? Io sono in contatto costante con Luisa Elizondo, che è l'ultimo direttore del progetto del Pentagono su questi fenomeni. E loro ci hanno detto a Roma, in un briefing, guardate, escludiamo che siano russi o cinesi, perché nessuna potenza straniera presenta le proprie armi segrete di fronte alle migliori tecnologie avversarie. È un non senso logico. Per questo, usando il rasoio di Occam, non è roba nostra, non so cosa sia, questo è vero, ha ragione l'ingegnere, però io so cosa abbiamo però, in terra. Certo, è chiara la posizione di Bibolotti, anche basata sulla scienza, perché insomma Bibolotti ha fatto, sappiamo che è uno dei più grandi esperti, quindi la ringraziamo, anzi, senta Stilo, ma come risponde lei a quello che ha appena detto Bibolotti? Perché effettivamente fa un ragionamento molto chiaro, molto lucido e basato anche su documenti che ovviamente noi non conosciamo, noi diciamo comuni mortali, però c'è chi invece studia proprio questo. E allora lei, Stilo, che ci dice proprio anche come posizione CICAP? Ma io posso dire che si tratta di un ottimismo eccessivo nei confronti della tecnica e della scienza, che detto da me può sembrare paradossale. Le testimonianze e le registrazioni strumentali ci sono, ma in sé non costituiscono un'evidenza scientifica. Il fatto che alcuni casi, come in realtà, rimangano non spiegati non costituisce evidenza scientifica. I singoli casi sono, per così dire, la base, l'elemento minimo sul quale cominciare a indagare, a studiare, a costruire l'evidenza di un fenomeno, per poi a testare ipotesi, a verificare. L'ufologia è la migliore delle ipotesi, e anche sui singoli casi ci sarebbe molto da discutere, e anche sui singoli personaggi, come Luis Elizondo, ci sarebbe molto da discutere. Non è mai andata al di sopra di questo livello di evidenza, il minimo del minimo. Concludo con un'osservazione. Il fatto che ci siano, adesso io, 100 crimini registrati in una città e che le forze dell'ordine riescono a risolvere, perché sono molto bravi, 90, e dunque che 10 rimangano inspiegati, prova forse che quei 10 crimini sono dovuti a dei super ladri dai poteri misteriosi? No, tratta di casi che non siamo riusciti a risolvere perché è nell'ordine delle cose. Perché rientra nella percentuale, nella statistica, dice Stilo. Allora, Bibolotti, poi vengo da lei, perché prima adesso vi voglio far vedere un servizio molto bello che ha curato per noi Adriano Monti Buzzetti, perché intorno a tutti questi fenomeni non identificati che avvengono nel nostro spazio, tanti film, tanta filmografia, cinema. Vediamo insieme.
C'è qualcuno là fuori? Per interrogare l'umanità dal buio degli spazi siderali, l'annoso quesito da sempre predilige la lingua inglese, attraverso quel filo rosso che dal britannico Herbert George Wells e la sua ultracentenaria Guerra dei Mondi, primo spauracchio letterario dell'invasione aliena, arriva all'omonimo radiodramma di Orson Welles, che quella paura, con un'elaborata fake, trasferì negli USA, seminando il panico. E proprio loro, gli Stati Uniti, hanno dato il più corposo contributo alla fenomenologia ufologica, con la loro vasta geografia percorsa da storie di avvistamenti, X-File, rapimenti alieni, astronavi a spasso nei cieli d'America, Roswell e l'Area 51, extraterrestri grigi o verdi, alti o piccoli, testoni o rettiliformi e poi oggetti volanti a forma di disco, di sigaro, di boomerang, di lampadina. Suggestioni trasferite nella cultura popolare d'oltreoceano con un'infinita ragnatela di citazioni che va dalle chincaglierie per nerd ai fumetti di ieri e di oggi, fino ai videogiochi di varia generazione. I terreni più fertili però restano cinema e TV, le cui storie dagli anni 50 scandagliano in lungo e in largo tutte le possibili declinazioni dell'incontro ravvicinato, l'alieno umanoide e quello mostruoso, il buon samaritano galattico a confronto con terrestri bellicosi e incivili, ma anche quel florido filone di pellicole in cui gli outsider stellari si presentano come oppressori o peggio. Va da sé che la speranza sarebbe quella di trovare, se e quando sarà, nell'estraneo caduto sulla Terra un alleato, un amico generoso o almeno qualcuno che si presentasse così. Ciao! Che poi sembrano degli insetti con questi occhioni, le antennine. Allora, nel dire che il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, che si trova a Capua, tra l'altro, dove appunto lei è presidente, c'è da dire che voi state facendo degli studi sul nuovo shuttle europeo, no? Lo Space Rider, praticamente lo scudo termico state studiando. Dico questo perché lo spazio e il ritorno concreto sull'uomo, su noi, quanto è importante, Morsillo? 30 secondi. Beh, credo che il grande pubblico conosca perfettamente l'importanza delle previsioni meteo via satellite oppure l'importanza delle telecomunicazioni, della televisione, diciamo, via satellite, i cellulari, il GPS. Oggi, diciamo, ci sono altri sistemi come il Galileo europeo che assicurano lo stesso tipo di servizio per la navigazione. Però dallo spazio si guarda molto oggi la Terra, con tutta una serie di applicazioni utili. Pensate per esempio che nello spazio si può studiare senza l'invecchiamento tipico che c'è sulla Terra della senescenza, il fenomeno dell'osteoporosi nel caso degli astronauti, che sono naturalmente persone con un fisico particolarmente sano. Veramente ha dei riscontri molto oggettivi, molto pratici, anche sulla nostra salute, sulla nostra sicurezza, quindi è fondamentale. Garantitemi Bibolotti e Stilo, veramente 30 secondi ciascuno. La domanda mia è secca. Allora, Bibolotti, abbiamo speranze di capire qualcosa da questo rapporto statunitense del 25 giugno, sì o no, secondo lei? Ma guardi, è come il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, sta di fatto che esiste un bicchiere con dell'acqua e quindi dobbiamo studiare i documenti che già ci sono. Io più ho le domande che ha fatto Christopher Mellon, che è stato sottosegretario alla difesa, in questo rapporto. Ecco. Quindi sarà interessante vedere le risultanze. Poi magari ci ritorniamo su questo argomento, Bibolotti, ci ritorniamo. Stilo, 30 secondi, che mi dice? Ha grandi speranze lei su questo rapporto statunitense del 25 giugno? Io voglio leggerlo, né più né meno, non l'ho letto. Posso dire una cosa, che in tutta questa vicenda la politica interna americana ha qualcosa a che fare. Uno dei principali promotori, un senatore repubblicano, Harry Reid, uno dei principali promotori di queste cose, è un personaggio da tenere d'occhio sotto vari profili. La politica, il modo in cui si muove il consenso elettorale negli Stati Uniti pesa anche in queste cose qui. Passa anche per questo, e lo sappiamo, la grande battaglia anche dello spazio tecnologica fra Cina, Russia, Stati Uniti, ha voglia, se ha contato e conta ancora tanto. Grazie Stilo, grazie Bibolotti, grazie professor Morsillo di essere stati con noi a TG2 Italia. Ci piacerebbe tornare su questo argomento, ma rimanete con noi.